amici, bentornati su questo canale ancora una volta. Oggi parleremo di luci. Avete capito che sono nel momento, diciamo, direttore della fotografia. Sono molti mesi che mi sto applicando, sto studiando e comprando attrezzature. E devo dire che i miei video stanno risentendo positivamente, me lo dico da solo, diciamo, di questo studio, insomma, di questa applicazione. Sappiamo che oggi, diciamo, l'illuminazione LED ha assolutamente preso il posto di quella tradizionale. Capita ancora di usare un Fresnel a tungsteno e quindi luce incandescenza, ma sappiamo che addirittura saranno fra non tantissimi anni fuori legge. Quindi diciamo che il LED ormai, sia per comodità, perché non si scalda e perché consuma di meno, assolutamente ha preso il posto della tecnologia tungsteno, insomma incandescenza. Il problema è che tutta la tecnologia attorno ai LED, specialmente fino a qualche tempo fa, era appannaggio di grandi marchi e le famose cineserie erano delle vere e proprie schifezze. A volte vi ho parlato di due Red Head a LED che io posseggo e che è veramente una schifezza. Oggi le cose sono cambiate. Molti dei miei video ultimi parlavano dei Godox SL60 che veramente costano 100 euro e fanno una luce precisa, dimmerata molto bene, flicker free eccetera, spendendo insomma non poco di più. Ci sono i modelli sempre Godox 150 e 200 watt. Stessa cosa per Aputure, che secondo alcuni comunque è anche fatta meglio, pur essendo sempre una marca cinese, però costano molto di più. Oggi però non parliamo di questi illuminatori a torcia monocolore, ma parliamo dei pannelli LED RGBW, cioè quelli che con cui è possibile ottenere luce colorata, se la tecnologia lo permette, attraverso telecomandi e applicazioni, ottenere tutti i colori, appunto giocando su RGB, cambiando la combinazione, ottenere tutti, più o meno tutti i possibili colori che riusciamo a vedere, insomma, quindi possiamo riprodurli. RGBW perché poi ci sono dei LED separati per la luce bianca. In realtà poi a sua volta i LED sono di due gruppi, sono quelli giallini, ovvero la luce cosiddetta bianca, ma in realtà a 3200 watt, quindi che riproduce il tungsteno, e quelli invece a 5500 o 6500, vale a dire la luce diurna, no? La luce di mattina, a mezzogiorno, 5500 gradi Kelvin. Questi LED a parte, che hanno soltanto i prodotti fatti un attimino meglio, sono da preferire al bianco prodotto dal mescolamento di RGB, perché è un bianco un po', diciamo, fra virgolette strano, insomma non ha la pulizia, non ha l'indice cromatico, non è quello che andrebbe usato quando abbiamo bisogno di luce bianca. Allora, diciamo così che per quanto riguarda i pannelli LED colorati RGBW, l'optimum, quello che noi guardiamo con occhi di desiderio, che probabilmente non avremo mai, sono gli Arri Sky Panel. Non li avremo mai per il loro prezzo proibitivo, sono dei veri e propri gioielli, però per il, diciamo, l'entry level, ovvero l'Arri Sky Panel S30C, che è di 200 watt, ha un costo intorno ai 4.000 euro. Poi si sale, fino ad arrivare al più potente di tutti, 1.500 watt di tecnologia LED, che penso equivalgano a 7.000-8.000, insomma quasi 10.000 watt corrispondenti di luce alogena, di luce tradizionale, mettiamola così, e questo modello, che è il 360C, ha un prezzo che sfiora i 15.000 euro. Ovviamente c'è la solita questione, ma veramente una tecnologia così sopraffina e incredibile, quella che riesce con dei watt sostenuti, con molta luce, a gestire l'RGB e quindi a fornire la luce appunto colorata, eccetera, eccetera? Secondo me, come al solito, ci si gioca un attimo, perché insomma, sono dei prezzi veramente incredibili a pensare che si tratta alla fine di luci. Però tant'è, il mercato questo è. Questo è anche quando si scende verso il suo diretto concorrente, che molti appunto reputano più o meno allo stesso livello, c'è chi dice di sì, chi dice di no, ma comunque parliamo di grandi tecnologie, i Light Panel della Gemini. E ci sono due modelli che sono i più famosi, almeno sono l'1x1 e l'1x2. Parliamo di riflettori a 350 watt che costano poco sopra i 2.000 euro, parliamo sempre di RGB
con la possibilità, con l'applicazione, di fare tutti i colori. Dimenticavo, sia lo Sky Panel che tutti quelli che ora dirò hanno più o meno tutti la funzione degli effetti, vale a dire riprodurre la sirena della polizia, dell'ambulanza, poi dipende, perché quella americana, la polizia americana è rossa e blu, la noi è solo azzurra, l'ambulanza, poi una cosa molto utile è il televisore. A me è capitato di non sapere come fare, di dover fare delle cose un po' artigianali. Quando riprende, diciamo così, l'oggettiva di uno che sta guardando la televisione, e tu per fare quell'effetto devi mettere un riflettore che fa un po' di luci, diciamo così, a flash, flickerate, non so come dire. E questo, insomma, sono vari effetti che questi pannelli possono fare. Ancora la Puture, che pur essendo cinese, quindi avendo questo pregiudizio, viene da molti reputata, insomma, una grandissima marca per qualità, anche se mediamente le cose costano meno dei grandi marchi europei, però insomma in questo caso il pannello RGB della Puture, vale a dire il P300C, che è 300 watt, comunque sopravanza i 2000 euro. Probabilmente il più economico di tutti è il Mix Panel della Nanlite, che costa 1200 euro, però insomma è appena 150 watt, e anche di quello in realtà se ne parla molto bene, riferendosi alla qualità della luce, che in genere ha due parametri: l'indice CRI, quindi l'indice cromatico, la resa dei colori, e il fatto che sia anti-flicker. In particolare la luce LED, quando la si dimmera verso il basso e sta veramente all'inizio, cioè è fioca fioca, la luce cinese tipica, quella lì insomma un pochino più alla buona, specie di qualche anno fa, genera flicker, che poi devi andare a lavorare sullo shutter angle, sull'otturatore, per cercare di far pareggiare le frequenze e togliere quel flicker, che può dare però problemi, perché magari quella velocità di otturazione non è buona, eccetera 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 eccetera. Tutti questi prodotti hanno un indice intorno ai 97 di CRI, quindi insomma grandissima resa cromatica, e sono assolutamente anti-flicker, e vorrei vedere pure che tutte queste migliaia di euro mi dessero pure i flicker. L'unico pannello ad alto wattaggio, in un caso 200 e l'altro 300 watt, fatto da una casa che io non conoscevo, che si chiama Idoblo, e poi viene anche riserigrafata a seconda di chi compra, perché nell'universo cinese Alibaba, AliExpress, eccetera, ha un costo almeno europeo, perché se lo pigli dalla Cina non sai mai a quanto ti viene a costare, perché l'IVA la paghi dopo, i dazi le paghi dopo. Comprato su Amazon, il modello da 200 watt costa 850 euro, il modello di 300 watt costa 1200 euro. Si tratta veramente di una sorta di reverse engineering, o meglio di una riproposizione estetica proprio dell'Arri Sky Panel. Io ho cercato un po' di notizie in giro anche sulle pagine Facebook degli appassionati videomaker. In realtà mi ha risposto una sola persona, dice: appena l'ho avuto in mano, ho acceso e l'ho reso, talmente faceva schifo. Quindi insomma ho solo questa notizia, e comunque non è che poi costa veramente poco, perché a quel punto insomma vai sul Nanlite, che magari è un po' più basso di intensità, ma vai sicuramente su un prodotto ben più conosciuto. Ero scoraggiato, perché comunque in questo mio momento attuale di videomaker conosco i prezzi che pratico, conosco i miei polli, il mio giro, non mi posso permettere, non avrebbe senso spendere per una luce, per quanto figa che possa essere, 1200 almeno, ma anche 2500 euro. Non era il caso. E allora in realtà il mercato ci offre due possibilità di lampade che sono assolutamente precise, hanno un indice cromatico, almeno quella che ho comprato io, di cui vi parlerò, di 97, assolutamente, poi vedremo il test, anti-flicker, però con un wattaggio particolarmente basso di 50 watt. Le due marche che fanno questi pannelli, che sono anche abbastanza piccoli rispetto a quelli di cui ho parlato finora, sono la GVM, Great Video Maker, che offre un kit anche di tre di questi riflettori, di questi pannelli LED RGBW, credo intorno ai 400 euro, diciamo, la situazione a 3 con gli stand. Io però, un po' perché ho sentito pareri contrastanti, un po' perché mi fido di più della marca che sto per dire, ho preso l'altra situazione, che forse è la più comprata in assoluto dai videomaker, vale a dire la Neuer 660 LED.
RGB, perché poi ci sta il 480, ovvero 480 LED, che è soltanto bicolore, quindi luce calda, luce fredda, luce bianca, calda e fredda, e anche il 660, c'è anche la versione soltanto luce bianca, bianca o gialla, quindi insomma 3200 e 5500 gradi Kelvin. In realtà quello di cui sto parlando invece è un vero e proprio pannello RGBW di 50 watt, ma attenzione, se lo comprate, io poi lascio ovviamente i link in descrizione, però ce ne sono alcuni che magari costano 30 euro in meno, dice bene, compro questo perché è un venditore che mi fa l'offerta. Bisogna andare a vedere nelle foto, perché solo nelle fotine voi vedete che esistono, sono uguali da fuori, però alcuni sono 35, alcuni 40 e soltanto alcuni sono 50 watt. Capirete che quei 15 watt, già che stiamo su 50 watt che sono pochini, sono assolutamente fondamentali. Per cui bisogna stare attenti su questa cosa. Diciamo la situazione a 3 non viene venduta da Neuer, ma la coppia con degli stand, tra l'altro anche relativamente decenti, e che hanno le loro bandiere, ora faremo l'unboxing, la coppia viene venduta, se la trovate più o meno in offerta, insomma la comprate bene, a 300 euro. E stiamo veramente su dei prezzi assolutamente abbordabili, ben diversi da quelli che abbiamo visto. Devo dire che però, poiché anche in questo caso parliamo di un CRI di 97, che come vedremo assolutamente anti-flicker, la qualità della lampada, anche riferita poi alla costruzione, alle rifiniture e tutto, mi ha sorpreso. La Neuer veramente, io me la ricordo 4-5 anni fa che faceva delle cose, insomma, oggi sta facendo un sacco di prodotti, o magari li compra e li serigrafa, non lo so, perché i cinesi insomma sono un po' particolari da comprendere, ma tanto materiale Neuer è assolutamente già catalogabile come professionale, e quindi non si tratta di roba arrangiata. Ora andiamo a fare l'unboxing e facciamo un po' tutta la review di questi riflettori. Però volevo dire una cosa: se fra voi magari c'è un ragazzo, magari molto giovane, che sta iniziando, e certamente anche i 300 euro per una coppia di luci, insomma, sono troppi. Su questo canale io ho recensito il SansiLED, che è un quadrotto di questa azienda cinese RGB, non W, solo RGB, modello 70, ma esiste anche il 100 watt, che insomma è bello forte, che è quello che in questo momento sta illuminando il mio sfondo. Devo dire, l'indice CRI non è recensito, penso sia basso, non penso sia più di 80-85, perché è una luce nata per fare le feste, per tenerle in giardino, eccetera. Però devo dire che la luce è molto forte, è molto piacevole, e con il telecomando si possono fare 16 combinazioni. Quindi in realtà, considerando che parliamo di un prodotto che nella versione 100 watt costa 70 euro, lascio anche in questa descrizione il prodotto su Amazon, è una cosa che insomma, se siete degli amatori che incominciate a fare videomaker e vi può interessare avere una luce comunque RGB senza che stia lì a gelatinare, devo dire anche in quel caso, almeno coi test che ho fatto, flicker free, perché insomma la cosa importante poi è veramente quella, è una cosa da tenere anche magari come seconda opzione. Per esempio, io in questo momento, a me mi sta bagnando lo sfondo, ora potrei usarla per esempio per me stesso, no? La luce colorata. Quindi insomma, per quello che costa, è una cosa che a me me l'ha regalata SansiLED, ve l'ho detto, ma forse oggi la comprerei, perché è veramente interessante. Bene, torniamo invece alle cose un pochino più professionali, vale a dire questi pannelli, andiamo a vedere come sono fatti da vicino, facciamo questo unboxing. Ecco qua, questo qui è l'unboxing, c'è anche la valigettina carina e elegante di questo riflettore, che come si evince è abbastanza contenuto come grandezza. Siamo più o meno su 30x30. La staffa è di un metallo molto piacevole e la rifinitura di tutto il riflettore, diciamo, è veramente buona. Questo è in alluminio, tutto metallo, addirittura ci sono insomma dei fregi, delle particolarità anche sulle viti, eccetera. C'è l'alimentatore, ovviamente, però la cosa interessante, perché io per esempio non ho riflettori che possono essere usati all'aperto, in questo caso con le famose batterie Sony, non mi ricordo mai la sigla, ma ci siamo capiti, questa qui può durare, sembrerebbe, 5-6 ore all'aperto, e questa è una cosa molto importante per tanti che vogliono appunto avere in ogni caso almeno due riflettori da poter usare quando non c'è la corrente. C'è la situazione che poi si può togliere, come vedremo, per mettere il softbox, perché c'è un softbox dedicato, diciamo così, delle bandiere, anche queste qui fatte in una maniera piuttosto curata.
tartan, sono bandiere fatte bene, questo è in acciaio, diciamo la cornicetta. Tramite queste viti si possono togliere, e si toglie anche questo pannellino che è una specie di diffusore, in modo che esce direttamente il LED, che ovviamente è più forte quando si vuole mettere il softbox, ma lo vedremo dopo. Abbiamo detto che dobbiamo accontentarci di 50 watt, ma in realtà, essendo, come abbiamo visto, insomma 30x30 ognuno di questi pannelli, in realtà prendendo una striscia di ferro dal ferramenta, no? Da Leroy Merlin, tagliandola a misura, bucandola, e poi attraverso, diciamo così, quei pirulini che stanno sugli stand, possiamo appunto fissare uno a fianco all'altro tre di questi riflettori. Facilmente noi con 450 euro, mettendoli uno a fianco all'altro, abbiamo esattamente la stessa forma e lo stesso wattaggio di questi pannelli appunto rettangolari che raggiungono i 150 watt come il Nan Light. E devo dire che, poiché si possono fare i gruppi, quindi io dal telefonino agendo su un colore in realtà posso comandare un gruppo di tre riflettori, io sostanzialmente, ora non ho la competenza per dire quali possono essere le differenze, però poiché io ho visto che la qualità della luce del Neuer è assolutamente buona, io credo di non avere un risultato così tanto diverso appunto da questi riflettori che sono di 150 watt RGB con il comando, con l'applicazione, e però che costano assolutamente tre volte tanto, perché il Nan Light, il più economico, e comunque costa 1200 euro. Quindi se abbiamo bisogno di un'unità appunto che raggiunga 150 watt, può essere questa la soluzione. Ed ecco il riflettore montato sullo stand, che ripeto è una via di mezzo, perché sempre fra questi qui neri un po' economici, Neuer, quando mi ha venduto i flash da studio, me ne ha dati alcuni fatti ancora meglio. Però questi qui non sono quelli là proprio da buttare, insomma il cinesaccio tipico. Questo qui è uno stand abbastanza stabile, considerando anche che è assolutamente leggero il riflettore. Allora, io ho ovviamente scaricato l'applicazione nella quale a un certo punto, ora ce ne sono due chiaramente collegati con Bluetooth, pigliamo il primo, ecco qua, si è acceso, e ora qua sull'applicazione collegata in Bluetooth ho sia la possibilità di giocare sui LED bianchi caldi e freddi, quindi praticamente ora sta a massima luminosità e sta su 3200K, quindi questa è la luce calda. Io, andando verso destra, vado verso la luce fredda, ecco qua. E infatti si vede che qui è passato a 5600 gradi Kelvin. Sotto invece io posso andare dal massimo e andare verso il minimo e spegnere la lampada e riaccenderla. Ora, per esempio, vi farò vedere in questa maniera, ecco, mettiamola un pochino più bassa, ecco qua. Ora sta su luce fredda, io ora vado piano piano a luce calda. E infatti si vede la differenza, il colore che è diventato giallino ambrato. Ora, ovviamente, io poi qui ho sia la tonalità, che io posso ovviamente andare a cambiare, ma lo posso fare in maniera più scientifica anche dalla ruota colori. E si vede, in realtà ci sono tre, ora qua è molto difficile riuscire a scorgerlo, però da vicino ci sono tre parametri RGB con il numero preciso, diciamo, la quantità di rosso, di verde e di blu. Quindi io posso ricostruire un colore preciso di cui ho bisogno. Questa è la grossa differenza con un Sansi LED, per dire. E quindi, insomma, è qualcosa di veramente molto preciso e molto ben fatto. Ora andiamo a fare un po' di prove, sia per quanto riguarda la dimostrazione che si tratta di luce flicker free, e poi andiamo a vedere, usandola per bagnare in più maniere lo sfondo, sia bianco che nero, e poi per usarlo, diciamo così, in faccia, in viso, che cosa succede, che risultati produce questa lampada. Oltre a poter regolare il tipo di luce, quindi la tinta, il colore, l'intensità, la saturazione, c'è una sezione, ovviamente si può fare anche dal pannello, però è comodo farlo dal telefonino, che è la sezione effetti speciali. Andiamo a vedere quali sono gli effetti che hanno.
Questo qui è nella situazione sirene. In realtà, poiché è un'alternanza di rosso e di blu, è la sirena della polizia americana. Sempre come sirene abbiamo la seconda, che è l'ambulanza. Ecco, questa qui è sostanzialmente blu e poi va verso l'azzurro chiaro. Ancora una sirena ed è quella dei pompieri. Questa è soltanto rossa. Qua abbiamo il preset, la scena, diciamo così, fuochi d'artificio, quindi c'è un continuo cambiamento di colori, che appunto è tipico di quando ci sono i fuochi d'artificio. Sempre in questa sezione, che è la sezione festa, diciamo così, dei preset, ci sta questo qui che appunto è festa. Ancora sezione festa, questa è il lumi di candela, diciamo c'è un flickeraggio, nel senso che l'intensità aumenta e scende col fade, no? In maniera dolce, vengono usati i LED a luce calda. Ancora l'ultima sezione è questa qua dei flash, in questo caso il temporale, quindi per avere gli effetti sulle persone, diciamo così, del temporale. Poi secondo, essendo molto più veloci, questi sono i flash, infatti viene chiamata paparazzi come scena. Ed infine questo qui è lo schermo televisivo. Dunque il quadro politico sul fronte economico, il peso del fisco è insostenibile. Svitando le vitarelle che ci sono davanti succede questo, diciamo così. Si ha, come vi dicevo, la parte, diciamo, messa a nudo, alla quale bisogna togliere il diffusore se vogliamo mettere questo qui, che è un softbox, penso che è magia, richiudibile, costa 40 euro ed è sempre ovviamente newer. C'è una cosa molto ingegnosa, c'è queste situazioni magnetiche che tu fai così e automaticamente c'è lo spessore giusto, perché i magneti fanno la loro parte. È una cosa velocissima da fare, molto molto pratica, costa 40 euro, metto il link in descrizione. E qui è molto semplice anche a montarlo. Uno e due con il softbox, ovviamente ogni colore, e il softbox, inutile dire che soprattutto quando si tratta di illuminare dei visi, insomma, è un accessorio che è meglio averlo anziché no. Allora, io adesso ho lo sfondo nero, il normale colorama della Manfrotto nero, quello che è largo 2,70 m. Andiamo con la massima luminosità a colorare lo schermo nero. Così è colorato di rosso. Io ovviamente sono illuminato con luce bianca, è un rosso bello carico, veramente intenso, insomma i 50 watt si fanno vedere. Non è del tutto uniforme, perché come si vede, insomma, nel totale i proiettori sono, diciamo, a un metro più o meno dallo sfondo. Probabilmente anche quello lì, tra l'altro, è con softbox, l'altro senza, ma in questo caso la performance è molto simile. Bisognerebbe probabilmente mettere più lontano per cercare di avere meno hotspot, anche se questo effetto, che è quasi, diciamo, vignettato, male non è. Andiamo sempre con la massima luminosità a giocare con gli altri colori. Questo qua, per esempio, è il blu intenso, un blu elettrico, ed è molto efficace e lo riempie veramente in maniera importante. Andiamo col verde, eccolo qua, questo è un verde poco carico, questo è il verde pieno, e per esempio arancione, che è molto molto delicato, è molto elegante, giallo, eccetera. Noi sappiamo che possiamo fare tutti i colori, possiamo agire sulla saturazione, piano piano andiamo verso il bianco, quindi, e ovviamente sulla luminosità. Nel momento in cui io trovo che questo sia eccessivo, posso comunque andare a, ecco, diminuire l'intensità, sempre dall'applicazione. Ora andiamo a fare la stessa cosa, ma con lo sfondo bianco. Allora, io sono su uno sfondo bianco, anche se ora qui vi appare grigio,
ho dovuto alzare queste luci perché, come vedrete, con il bianco, una volta che ci vado a mettere le luci, è assolutamente andrebbe in sovraesposizione. Come vedremo, in realtà sul bianco non conosco la risposta teorica, ma empiricamente lo dico, sono più uniformi, perché evidentemente la luce rimbalza in maniera più uniforme in qualche maniera, ma sono assolutamente più tenui, più pastello, e non entrano, diciamo così, in una saturazione anche quando io vado a mettere il massimo sull'applicazione. Allora io sono sul blu adesso, il blu intenso, vado a mettere il massimo della saturazione, è molto uniforme, ma come si evince non è blu scuro come era sul nero e come in realtà è la luce, ma risulta sostanzialmente azzurro. Andiamo a mettere il rosso, che infatti diventa il rosso forse mantiene un po' di più, anche se comunque è meno rosso e leggermente più rosato di come stava prima. Andiamo sul verde, questo è verde pieno, e anche in questo caso ricordate il verde come era carico, qui è molto uniforme. Probabilmente bisognerebbe anche dare un po' più di luce a me, ecco, sennò io mi perdo, e però appunto appare come un verde un po' sbavato. Questo è arancione, anche in questo caso tenue, e niente, questo è quanto per quanto riguarda usando questi riflettori su uno sfondo, una parete completamente bianca. Adesso torniamo sul nero, però utilizziamo i riflettori, diciamo così, praticamente dietro di me, come in genere io uso il Sansi LED, cioè messi, diciamo, da dietro, che illuminano dal centro dello sfondo, in modo da creare un hot spot dietro di me e quindi una gradazione quasi diciamo un'aureola da santo attorno alla figura. Vediamo che succede. Siamo tornati sul nero. È molto importante il setup luci, perché se io ho troppa luce, chiudo il diaframma, ovviamente il colore può andare in sottoesposizione. Invece se io sto un attimino con una luce non troppo eccessiva, posso tenere il diaframma più aperto, quindi l'esposizione è tale che la luce di dietro verrà vista molto molto bene. Infatti se io adesso con l'applicazione vado a dare massima intensità al blu, eccoci qua, insomma c'è una visione, insomma c'è un blu veramente intenso, come vi dicevo, che però parte dal centro del mio corpo e va verso una vignettatura, ed è molto molto bella. Questo è col rosso, ovviamente nel momento in cui si decide che è troppo, è eccessiva, cioè possiamo ovviamente cambiare l'intensità come ci pare. Andiamo sul giallo, sull'arancione, sul verde ovviamente, insomma questo è un verde non carico, è veramente molto molto interessante anche questo modo di illuminare, sempre il nero, perché col nero abbiamo detto che tutto è molto più interessante e i colori sono molto più saturi. Adesso come si evince, io ho qui i miei due riflettori, questo qui mi fa da fill light perché è più diffuso la luce, c'è il softbox, questa qui è più dura perché è soltanto con un po' di diffusina, il pezzo di plastica che è davanti ai LED, quindi infatti è più forte e più dura. Ora io posso chiaramente agire in maniera separata sia per le intensità che per i colori. Ora sono entrambe a 550 gradi Kelvin e io per esempio questa qui posso abbassarla ovviamente fino addirittura ad avere soltanto metà faccia illuminata. La stessa cosa ovviamente la posso fare di là. Quello che posso fare ovviamente è anche lavorare sul colore. Adesso io qui per esempio lascio il bianco 550 e qui per esempio posso andare a giocare con i colori, magari un po' più di meno, ecco, in modo che non spara. Ora siamo sul blu, potremmo stare sul rosso che è troppo sparato e quindi chiaramente io abbasso l'intensità del rosso, potrei spararla, potrei avere ovviamente, ecco così, siamo sul verde acido, anche in questo caso però spara troppo, eccetera eccetera, e per esempio di là, mentre io qua potrei lasciare questo blu, ora potrei per esempio andare sull'altro riflettore e avere questo colore,
e qui stiamo già in ambito videoclip. Ora, se per esempio io qua aggiungessi il sansile, di modo che dietro non c'ho questo nero, ecco, diciamo che a questo punto io dietro c'ho un po' di verde, per tornare sul bianco da una parte, per esempio in arancione potrebbe stare già meglio, blu potrebbe essere un po' più intenso. Va bene, io approfitto di questa luce così intrigante per ricordarvi sempre che online il mio videocorso Professione Videomaker, un videocorso in 20 ore che cerca di dare tutte le basi teoriche al novello videomaker, quindi la camera, i codec, tutte le attrezzature, gli stabilizzatori, i droni, tutte le tecniche di ripresa, anche di quella audio, i microfoni, il blimp, il boom pole, eccetera, e poi la parte dedicata alle regole della regia, della continuità cinematografica e del montaggio, color correction, color grading e elementi di scrittura. Vi ricordo che online il mio libro Video Virali, metto il link Amazon in descrizione, un libro che cerca di dare una serie di suggerimenti perché i vostri video possano aspirare alla viralità, ad avere un grosso successo presso il grande pubblico dei social network. Io vi ricordo sempre che esiste il gruppo privato Professione Videomaker, dove è possibile, insomma, parlare fra di noi di videomaking, è possibile contattarmi privatamente e chiedermi quello che volete. Vi chiedo ovviamente di iscrivervi a questo canale attivando la campanella. Non mi resta altro che ringraziarvi, è stata veramente una disamina lunga, spero fruttuosa. Ci vediamo presto, ma che dico presto, prestissimo su questo canale. Ciao!